O segui, allora, come potete immaginare dal capello sconvolto, me li sono appena asciugati. Questa è la faccia che hanno prima che io li spazzoli quando me li asciugo. Comunque, ho appena finito di truccarmi. Ciao! Come potete vedere c'è il solito casino. Ho tirato via questi pennelli perché è ora che li lavi, obiettivamente. Mi stava facendo compagnia, sì, ciao Scandal, dico sempre Scandal, ma quando in realtà è My Good Wife, The Good Wife, ciao, ciaone proprio. Il letto è un casino, devo rifarlo e adesso devo assolutamente girare, infatti ho tirato fuori anche la Reflex. Devo, sì, questo è un pacchettino che è arrivato, dopo vediamo cosa c'è dentro. Devo assolutamente, girare la parte dei vestiti indossati per quanto riguarda l'haul stay poracci, perché già stamattina, cioè considerate che oggi è giovedì, venerdì scorso mi è arrivato il pacchetto di Romwe, già stamattina mi stavano rompendo l'anima quelli di Romwe, quindi già mi stavano scrivendo: ah, abbiamo visto che ti è arrivato il pacco, che tra l'altro loro dicono: ah, abbiamo visto che hai firmato. Non è vero, perché non so perché adesso, boh, lo lasciano davanti alla porta di casa, quindi obiettivamente me l'avrebbero anche potuto fregare. Vista la collana avrebbero fatto un affarone. Comunque, appunto, il... Aspettate, ecco qua. Come si chiama? Il sito, appunto, mi ha mandato la mail con ovviamente già i link da mettere sotto, eccetera. Quindi adesso lo facciamo. Dato che oggi comunque è una bella giornata. Non so se si vedrà dalla finestra. Sì, abbastanza. È una bella giornata. Quindi, sì, non fate caso ai quadrati lì. Erano delle prove per i colori della stanza che dobbiamo ricoprire. E proverò a indossare questi vestiti in giardino, così almeno c'è un po' più di luminosità. E vabbè, questo è quanto. Ok, sono pronta per fare i video, quelli dimostrazione. Cioè, notare il mio outfit da turista con la macchinetta al collo, perché se no troppe cose da portare di sotto mi prende lo stremizio e cado, e in diretta è brutto, ma anche non in diretta è brutto, e quindi insomma non sono abituata a fare questi video così in cui si mostrano. Vi faccio notare che si sono divertiti i gatti stamattina, hanno aperto il cassetto e hanno, bene, molto molto bene. Questa è, tanto è una, come si dice in dialetto, una parannanza. Quindi non fa niente se si sporca. Allora, apriamo qua, che c'è già Siria che sta strippando, vero Siria? Vero amore? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Davvero? Quindi vorresti uscire? Eh? Vorresti uscire? Siria? Vorresti uscire? Eh? Vorresti uscire? Vero? Ah, anche tu, Miguccia, vorresti uscire? Vorreste uscire? Sì, nel frattempo menatevi, va, così almeno passate il tempo. Allora, leviamo questo, se no appena apro la maniglia. Allora, sì, la porta l'abbiamo aperta, ok? Quindi possiamo aprire la serranda. Ciao Mimi. Lei è la Mimiccia, io la chiamo Mimi, ma in realtà Mimi a casa nostra è un'altra che in questo momento si vede che sta di là. Oggi è una bella giornata, fredda ovviamente, perché cioè, siamo pur sempre a dicembre, e siamo pur sempre a dicembre a Bruxelles, però comunque insomma, ecco, questo è... Questa era la Reflex! Questo è il giardino. Certo, è inverno quindi... Cioè, nel senso che è un po' lasciato a se stesso. Dovrei aprire le altre serrande, sennò viene un po' di ansia nel video. Torno subito. Ho tenuto su il poncio quello di Shein, perché insomma, vabbè, è uguale, tanto non so quale sia quello di uno e quello dell'altro, perché hanno entrambi la marca Shein, però uno mi è arrivato da Romo e l'altro da Shein Side, quindi non saprei. E fatemi sapere, dopo aver visto il video quello lì su appunto lo stay poracci, quindi su questi acquisti qua che vi ho girato adesso, che poi in questo pomeriggio vado a montare. fatemi sapere se anche a voi vi
do l'impressione di essere uno dei cavalieri della tavola rotonda con addosso quella mantellina grigia, perché io ho pensato immediatamente a Re Artù e Lancillotto eccetera eccetera, quindi specialmente con il cappuccio è penso la chicca di tutto questo. Infatti quando l'ho fatto vedere a mia madre, scusate mi sono rialzata la manica, quando l'ho fatto vedere a mia madre lei mi ha detto modifichiamolo, quindi vedremo un pochettino cosa fare, perché comunque il tessuto non è male. Poi adesso che stavo fuori ho sentito proprio che riparava dal freddo, quindi questa è una buona cosa. L'unica cosa è che appunto probabilmente modificherò un po' il collo, toglierò il cappuccio, adesso vediamo, comunque vi farò vedere a lavori ultimati. Vi farò in un altro video o forse in un altro vlog, ve lo farò vedere. Adesso vado a vedere se c'è posta, perché il postino è passato per darmi quella specie di raccomandata, però quando fa così, questa cosa non l'ho mai capita, ma siamo in Belgio. Quando fa così, lui praticamente ci dà il pacchetto, però il resto della posta lo lascia nella cassetta, quindi vabbè. È stata posta, ma non sono pacchetti, quindi. Ciao! Saluta le tue amiche! Ciao! Ciao, ti hanno fatto tanti complimenti, sai? Tanti complimenti ti hanno fatto, sai? Sai? Guarda come guarda in videocamera. Ciao! 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 Ciao, sali un po' sulle scale qua. Sali un po' sulle scale. No, proprio obbediente al massimo. Vabbè, insomma, anche oggi. Ciao, ciao. Eccoci qua, allora sono tornata in camera. Ora devo mettere un po' a posto qua perché c'è il delirio universale. Però prima voglio mettere la micro SD dentro al computer, così carico i file. Insomma, scusate, la sedia, devo dire, questo devo, una cosa, è una cosa che devo dire a Ikea, che questa sedia scricchiola sempre e comunque da sempre, anche quando ci sale un gatto di 6 kg, quindi insomma, sai, non è la mia mole. Però volevo fare una lamentela a Ikea. Ecco, ovviamente quando cerco di farmelo sentire non si sente. Poi tiro fuori anche il mio fantastico caricabatterie preso su Amazon per carica batterie USB per la batteria della Reflex, che è cinese al massimo, però è un sacco figo. Scusate, devo rispondere. Nel frattempo è arrivata anche la Shani. Shani, fatti vedere Shani. Vabbè, torture medievali. Mamma mia, lei è proprio, come si direbbe in inglese, camera shy, cioè lei proprio è terribile da quel punto di vista. Sei terribile, fatti vedere, ecco, mo ti riprendo così. Psst, psst. Così fai vedere a tutti come sei simpatica, vero? Come sono simpatica, come sono simpatica. Ieri è arrivata la cartolina, è arrivata la cartolina del nostro veterinario, perché il nostro veterinario quando è ora di fare i vaccini manda le cartoline a casa, quindi praticamente è carino perché ti dice la data del vaccino dell'anno precedente e il nome del gatto, e quindi praticamente entro il 26 dicembre dobbiamo andare a fare picchi picchi. Madonna, scusate. Ciao, ciao, ciao. Ok. E vabbè, ma pure voi con tutta quella massa di pelo non affondereste le mani, quindi mi capite, no? Ok. Che cosa, ecco appunto, stavo mettendo a posto il mio fantastico beauty case, che tra l'altro questo qui è della Danny Rose, è vecchissimo, me l'ha regalato mia cognata, che saluto, e ci viaggio, cioè si è rotta la cerniera nel frattempo, ma ci ho messo una roba chiccissima che mi avevano regalato tipo al ristorante cinese, però e funziona benissimo, ed è così, dovrei dargli una lavata, però insomma. Questo mi ricordo che mi piacque così tanto quando la mia, cioè quando la mia cognata, quando, in italiano, quando mia cognata me lo regalò, che lo regalai uguale alla mia amica Martina, che non so se mi guarda, ma se, la guarda, se mi guarda la saluto, oggi proprio l'italiano è un'opinione. Che cosa? Sì, prima sono andata al bagno di là, che è il bagno che usano il mio padrino e mia madre, e ho trovato uno sconto di 5 euro da D. Che stava per essere buttato, cioè io gli devo tut insegnare tutte le cose importanti della vita praticamente. Ci si può buttare uno sconto di 5 euro da D? Che devi fare? E vabbè,
Quindi sì, vedo che ci sono i vostri commenti in diretta su Instagram alle foto che ho messo poco fa, mentre stavo registrando. E Raffi Dama mi ha scritto: "Sei bello lo stesso, grazie. Non sapevo di essere un uomo." Grazie, nel caso in cui ti riconoscessi, lascia un commento. Adesso ti rispondo in diretta e ti scrivo: "Grazie, non sapevo di essere un uomo," con una faccina divertita. Ecco, così nel caso in cui saprai con che spirito, cioè con che stato d'animo ti ho risposto. Vabbè, poi dopo guarderò gli altri comments. Cos'altro dirvi? Niente, ah sì, dobbiamo aprire questo. Cioè io qua stavo a pettinare bambole e a spazzolare i calvi. Allora, vediamo qua. A fare la permanente i calvi è meglio. Allora, cioè tra l'altro è tutto completamente impacchettato nello scotch, quindi sarà facilissimo da aprire, cioè non immaginate la mia felicità in questo momento. Fortunatamente sono dotata in camera di forbici dalla punta arrotondata. E quanto vi hanno traumatizzato a voi le forbici dalla punta arrotondata? No, questo è un regalo di Natale, non lo posso far vedere! Mi dispiace una cifra, ragazze. Non lo posso far vedere perché è un regalo di Natale per una persona che mi guarda, quindi non posso proprio farlo vedere. Mannaggia. Però già dalla scatola so che le piacerà un sacco. Mi dispiace tantissimo, poi magari ve lo dirò in un altro momento, però ecco, non posso farvelo vedere perché sennò la mia amica lo vede e no, non si può fare. Comunque, probabilmente taglierò questa parte. Mamma mia, c'è cioè uno di quegli odori terribili di... Sapete quegli odori metallici, no? Mamma mia. Comunque è fantastico. È fantastico. Ve lo faccio vedere. Ecco, ho trovato l'escamotage. Ve lo faccio vedere su Instagram perché tanto la mia amica Instagram non ce l'ha. Ecco qua. Facciamo così. No, è fantastico. No, lo adoro, lo voglio anch'io. Lo voglio anch'io, bellissimo. Ok, niente. Cos'altro dirvi? Basta, per adesso basta, io ora mi metto a editare il video e niente, anche perché così almeno mando avanti sta cosa, così non mi rompono i cioè, Shein e Rommo e non mi rompono le balle. Niente, sento bambini urlare, vi lascio con questa immagine poetica di Chanel che guarda verso l'orizzonte. Comunque non so, questo pomeriggio mia madre ha le ferie, quindi non so che cosa faremo. In caso se dovessimo uscire vi riprenderò anche il resto. Ciao!